Ciao da Autoriparazioni Nova Carte. Oggi chiaramente non voglio parlarti dei nostri prodotti e servizi, ma come anticipato nello scorso video, in questo periodo di chiusura dove siamo tutti forzatamente in casa, girerò un video al giorno sulle classiche tematiche del mondo dell'automotive, quindi sulle problematiche della tua autovettura. Oggi direi di parlare con le basi, quindi la tagliandistica e la lubrificazione. Ho già fatto degli altri video, li puoi trovare sul mio canale YouTube e la nostra pagina Facebook Autoriparazioni Nova Carte. Quindi parlerò della tipologia di olio ottimale per la tua vettura, quando eseguire il service e le varie tipologie di omologazione. Nessuno deve diventare specializzato in questo, però avere una conoscenza di base può essere molto utile per porre le giuste domande al professionista che si occuperà della tua vettura e capire quando è il momento di fare la manutenzione e le sue varie necessità e anche le problematiche che possono essere legate a non eseguire la giusta manutenzione. Parliamo della tagliandistica. Sfatiamo il classico mito delle case costruttrici che ti vendono le auto senza manutenzione o con dei service lunghissimi. Noi, per la nostra esperienza, consigliamo di effettuare il cambio dell'olio 15.000, massimo 20.000. I tagliandi assurdi dei 30-35.000 km vanno benissimo finché la macchina è in garanzia e finché la casa madre risponde di qualsiasi problematica che poi uscirà durante l'utilizzo della vettura. Ma poi, guarda caso, dopo le garanzie succedono eventuali grane. Io le chiamo grane perché ci sono anche problemi veramente seri legati alla lubrificazione. Domani ne vedremo uno, prenderemo in esame una mancata lubrificazione di una turbina e la problematica che ne consegue. Comunque, nel nostro ambito abbiamo visto parecchie lavorazioni di alberi motore, bronzine e anche pistoni mal lubrificati. Questo dovuto al fatto di effettuare dei tagliandi troppo lunghi a distanza sia di chilometri che di tempo. Ormai i motori sono veramente sofisticati e le potenze sono molto elevate, sia che sia un benzina, un turbo benzina, una doppia alimentazione GPL metano o il turbo diesel di ultima generazione. Questo è un olio con viscosità 530, quindi ricordo sempre che 5 è la viscosità freddo e 30 è la viscosità in utilizzo, quindi a temperatura di utilizzo del motore. Come puoi vedere, le cose importanti sono le omologazioni delle case costruttrici, senza soffermarci troppo sulle sigle ACEA piuttosto che omologazioni API, ci sarebbe da parlare per una giornata, però la cosa importante è che tu utilizzi l'olio omologato con le certifiche del costruttore. Tutti questi dati li trovi sul tuo libretto di uso e manutenzione. Questa è un'altra tipologia, questo è uno 020. Quindi è molto importante vedere che le omologazioni e le sigle ACEA possono cambiare da un olio all'altro. La cosa importante non è diventare esperti in lubrificanti, in omologazioni ed in sigle di caratteristiche dell'olio della tua vettura, però è saperne un po' e porre le giuste domande al professionista che si occuperà della tua autovettura. Quindi attenerti al protocollo di manutenzione della casa. Io il mio consiglio ho dato per non avere dei problemi futuri, soprattutto sui turbo diesel di ultima generazione, ma anche sui turbo benzina, perché stiamo riscontrando problematiche anche su di quella, sia di lubrificazione, sia di catene, tutto chiaramente legato all'olio di basso livello che resta nel tuo motore, anche perché oggi i motori tengono sempre meno lubrificanti. E quindi poco lubrificante e di basso valore crea delle problematiche future, che sono tutte a tuo carico perché la vettura è la tua e ormai la garanzia è ultimata. Ti raccomando di seguire il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, Autoriparazioni Nova Cart, puoi anche entrare nel nostro gruppo e ti aspetto domani per il prossimo video di una nuova tematica.